Non si è parlato soltanto di economia in senso stretto qui alla quinta convention delle imprese organizzata da Confindustria Abruzzo nel padiglione ex Cofa del porto turistico di Pescara. Il maltempo che in Abruzzo ha provocato moltissimi danni, così come in altre regioni italiane, ha dominato la scena. Ne abbiamo parlato con il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, che ha discusso con il presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi la richiesta di fondi europei per il ristoro dei danni provocati dall'emergenza. Già si è svolta lunedì di questa settimana una riunione a Bruxelles con il mio gabinetto e i rappresentanti della direzione generale responsabile del fondo di solidarietà, con i rappresentanti della regione Abruzzo, della regione Molise e della regione Lazio, che insieme all'Emilia Romagna sono quelle più colpite da questa ondata di maltempo. Adesso toccherà alla regione Abruzzo, ne ho già parlato a lungo con il presidente Chiodi, e presentare una richiesta entro 10 settimane dall'inizio dell'evento in maniera molto dettagliata, con i danni subiti dalle infrastrutture e le persone sfollate. Ma la regione Abruzzo sa come fare, avendo ottenuto già dall'Europa 500 milioni di euro in occasione del terremoto. C'è tempo, 10 settimane dall'inizio dell'evento, io ritengo che sussistano gli elementi per ottenere dal fondo di solidarietà un contributo che è pari al 2,5% del danno subito e dimostrato.